start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi classico video di auguri, auguri di buon Natale, di buon anno. Ecco, anche per voi e le vostre famiglie. È un video dove tiriamo un pochino le somme e vi comunico alcune novità. Allora, è stato un anno lunghissimo, un anno dove abbiamo portato tanti giochi. Qua vedete, vabbè, la pagina che non è ancora aggiornata. Ho pianificato per dicembre un video al giorno per la seconda parte, diciamo, del mese prima di Natale, appunto per introdurvi alla novità di quest'anno. Come ben vi ricordate, l'anno scorso io avevo tirato le somme l'ultimo giorno dell'anno premiando, grazie alle votazioni dei moderatori, i migliori giochi e indie portati quest'anno. Beh, quest'anno cambiamo, votate voi. Io ho progettato un piccolo sondaggio dove troverete, vabbè, il link in descrizione, dove entrando, poi ve lo faccio vedere, potrete votare il miglior gioco dell'anno e il miglior gioco per 3 categorie. Per intanto vi voglio rinnovare gli auguri, mi fa sempre piacere ogni vostro commento, come ogni anno crescono ovviamente quei commenti di utenti occasionali che chiedono senza aver nemmeno visto il video, ma è altrettanto vero che ci sono sempre più commenti di persone con proposte costruttive, critiche costruttive, pareri utili e apprezzati. Quindi voglio mandarvi un grande abbraccio e farvi nuovamente gli auguri per Natale, ma soprattutto per l'anno prossimo. Inoltre vi auguro anche di trovare, come si usa dire, sotto l'albero tanti giochi intriganti e magari, perché no, il vostro gioco di ruolo, gioco strategico, gioco puzzle preferito. Ma andiamo a vedere il sondaggio e vi faccio vedere subito in che cosa consiste. Il sondaggio è praticamente questo, è un documento di Google, tecnicamente non dovrebbe chiedervi credenziali d'accesso, quindi potete entrare, e il voto è piuttosto veloce. Dovete scegliere 5 preferenze, massimo 5, voi potete metterne una sola, 2, 3, 4, insomma quelle che volete, sul miglior gioco dell'anno. Calcolate, ho scremato tutti quei titoli che hanno fatto una quantità di visual ridicola, o i giochi che ovviamente, pensarci bene, insomma, è improbabile che vincano il titolo, quindi ne ho ridotti a un bel po', comunque sono più o meno una settantina, credo, se non fosse qualcosina meno. Comunque i giochi sono questi. Ovviamente cliccate sul link in descrizione, accedete al documento e votate. Dopodiché, il miglior live simulator, vista anche la pubblicità fatami da Yotobi, io sono quello dei tutorial dei live simulator, e quindi ho deciso di portarvi una categoria apposta, quindi quest'anno niente miglior grafica, miglior... il miglior live simulator, quello che avete visto e avete detto, cavoli, questo qua ha fatto bene, carino, mi piace, e insomma, e qua potete votare uno solo, quindi cliccando uno di questi, poi potete andare avanti. La categoria del non me l'aspettavo invece è quel classico gioco dove magari vedete il titolo e dite boh, ma non lo so, poi lo vedete giocato e dite cavoli, però è bello, è fatto bene, mi piace, poi può essere profondo meno, insomma può esserci una certa cura, come ad esempio, che so, il Despot's Game, che non gli davo 2 lire e in realtà è bellissimo, il Low Magic, che guardando solo gli screen stessa cosa, non gli date 2 lire, poi lo provate, ho fatto una live in proposito e dite cavoli figo, o stessa cosa per Stranger di Calcio, o il cult del momento Vampire Survivors, così come Zero Sievert, Paleond, Odd Realm, Craft Hero, insomma gli altri. Mentre la terza e ultima categoria è l'innovativo originale, quel gioco che ha aggiunto un qualcosa di nuovo, magari non originalissimo, però un qualcosa che non si usa spesso, che non troviamo spesso nei giochi. Basti pensare, non lo so, il fatto di avere una grafica quasi pari a zero di Terraformers ma una profondità pazzesca, la triplice natura di Age of Undead, quindi la possibilità di gestirlo come strategico, come gioco a turni tipo Civilization piuttosto che come uno sparatutto, Bang on Balls, il gioco delle sfere,
originalissimo nel suo genere, Card Shark, un gioco tra l'altro dove potete anche osservando il movimento imparare voi stessi a fare trucchi con le carte, così come lo stesso Strange Horticulture che qua si ripete, Technicity, Stanley Parable, non è un gioco di quest'anno ma l'ho portato quest'anno, quindi noi stiamo valutando essenzialmente quei giochi che ho portato sul canale che siano o meno del 2022, insomma, quindi sono tutti titoli piuttosto originali e quindi anche tra questi potete votare. Una volta che avete scelto una preferenza per queste tre categorie e da 1 a 5 di questi, potete premere il tasto invia e il sondaggio è finito. Quindi avete votato e poi per la fine dell'anno o al più all'inizio di gennaio inizierò insomma a fare il video delle premiazioni, ovviamente se mi sono posto un obiettivo di raggiungere almeno un quantitativo di voti pari a 100 o superiore, perché se votano in 4 non facciamo nulla, insomma, ma non credo che finirà così, il voto è veloce, insomma, e potete partecipare voi stessi, quindi quest'anno è stato esteso il voto a tutti giustamente perché ve lo meritate. Voglio rinnovarvi nuovamente i miei auguri di buon Natale e di buon anno, posso dire siete veramente un pubblico meraviglioso, questa è una frase fatta ma lo penso perché comunque mi fa sempre piacere, soprattutto le poche live che ho fatto, quest'anno ne ho fatte pochissime, ci sono sempre stati degli affezionati, della gente che partecipa, che chiede, che scherza anche, e abbiamo fatto anche delle belle chiacchierate, questo è il ricordo che porterò di quest'anno per quanto riguarda il canale. Un abbraccio a tutti, ancora buon anno e buon Natale ragazzi, alla prossima!